Vasco a Modena, Radio Italia a Palermo. Sicurezza ok, boom di turisti. Vant create site? Fint free world prestemesa and plugins. Il ministro degli interni, Minniti, si è complimentato per l'efficienza dimostrata dalle forze dell'ordine a Modena, dove Vasco ha radunato 220.000 fan, una folla oceanica. Tutto si è svolto in perfetto ordine, nessun problema per la sicurezza. In altri tempi l'episodio sarebbe passato inosservato, o quasi, ma dopo Torino una piazza di poche migliaia di persone sfuggita al controllo degli organizzatori, 1500 feriti, una ragazza morta e i tragici attentati terroristici vissuti in Europa, Minniti ha più di una ragione a tirare un sospiro di sollievo e plaudire alle buone pratiche della polizia. Avesse allargato lo sguardo, mettendo dentro Palermo, e la straordinaria kermesse del Foro Italico, pieno all'inverosibile, avrebbe regalato alla questura del capoluogo il meritato premio per il buon lavoro fatto e, soprattutto, dimostrato che l'efficienza milanese non è territoriale né casuale, ma strutturale. Insomma, le forze dell'ordine hanno acquisito esperienza e qualità. Sia Palermo quanto il resto d'Italia sono invase dai turisti, che vengono da ogni parte del mondo, perché accanto ai tesori d'arte, la natura incomparabile, il cibo buono e le spiagge deliziose, trovano la sicurezza. L'Italia, infatti, non è stata nemmeno sfiorata dal terrorismo, nonostante arrivino proprio sulle coste italiane la stragrande maggioranza dei migranti. I terroristi nascono e crescono nel paese in cui realizzano gli attentati. I gommoni e i barconi fatiscenti esportano sventurati, almeno finora. Il boom di ospiti, che porta un enorme beneficio alle casse esauste dello Stato, è il risultato di una somma di circostanze, che vedono al primo posto la sicurezza. Investire nella sicurezza è un buon affare. Abbiamo ottimo intelligence ed ottima polizia. A Palermo, a Modena, quasi ovunque. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.